ormai in Italia sono sempre più numerosi quelli che si fregano le mani. Il fatto è che ormai dietro l'accoglienza c'è anche un business economicamente enorme, che adesso è arrivato a valere più di 1 miliardo di euro. Come si arriva a questo 1 miliardo di euro? Allora, i dati più aggiornati ci dicono che dall'inizio dell'anno in Italia sono arrivati 127.000 migranti. Non tutti però trovano spazio nei centri di accoglienza sparsi sul territorio. Attualmente quelli che sono ospitati sono circa 20.000, che costano in media 35 euro al giorno. Ora, se noi moltiplichiamo 35 euro al giorno per 90.000, scopriamo che lo Stato paga 3 milioni e 150.000 euro al giorno, che spalmati su tutto l'anno ci danno la cifra di 1 miliardo e 150 milioni. Ora, questa cifra mostruosa dovrebbe essere il prezzo della solidarietà che lo Stato dà ai migranti. Invece va a finire che questo 1 miliardo e 150 milioni vengano risucchiati in un calderone di appalti e di commesse che, guarda caso, vengono vinte sempre dai soliti noti. Per esempio, il centro di accoglienza di Mineo. Ora qui tra i gestori svetta un consorzio che si chiama Sisifo. Sisifo è un consorzio che è un colosso della Lega Coop, la Lega delle cooperative cosiddette rosse. Ma Sisifo non gestisce soltanto Mineo in questo momento in Italia, ma anche il centro di accoglienza di Foggia e ben 6 progetti di accoglienza lanciati da enti locali in Sicilia. Senza contare che lo stesso Sisifo, in tempi recenti, ha gestito altri 2 centri molto importanti, che sono Lampedusa ed Elmas, vicino Cagliari. Adesso ad Elmas però è subentrato un altro consorzio, che si chiama Consorzio Casa della Solidarietà, legato all'arciconfraternita del Santissimo Sacramento di San Trifone, a sua volta legato alla diocesi di Roma, che tempo fa ha smentito legami, ma fino a qualche tempo fa il numero di telefono, guarda caso, era lo stesso. Effettivamente le confraternite si stanno espandendo. Per esempio, nel centro di accoglienza di Lampedusa, che prima abbiamo visto essere gestito da Sisifo, adesso troviamo la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che su tutto il territorio nazionale rappresenta più di 700 confraternite. Le stesse Misericordie d'Italia però gestiscono anche un altro centro di accoglienza molto importante, quello calabrese di Isola Capo Rizzuto. Insomma, sempre gli stessi incroci. Naturalmente questi operatori ti dicono che svolgono il servizio anche per questioni umanitarie, per questioni solidali. Poi però ti riviene in mente l'ormai sin troppo famosa intercettazione in cui Salvatore Buzzi, parlando con un interlocutore, diceva: "Ma tu lo sai quanto ci faccio io con gli immigrati? Ecco, la droga rende meno." Quindi ti viene in mente quell'intercettazione e forse ti viene il sospetto che quella mission non sia poi così umanitaria come si potrebbe credere.